Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario. Pronto? Mamma mia, come pesa sto premio. Io per parlare devo avere un'assicurazione da un notaio. Sai che pesa di brutto la cuffia d'oro? È un casino andarci in onda, perché proprio ti pesa la testa. Poi avendone prese due. Cuffia d'oro. Ritirata a Trieste. Ah, vedi che lo sai però, eh? Sì, no, certo, ma era su tutti i giornali, Mazzoli. No, quello no. Financial Times in prima pagina titolava cuffia, the best price in the world. A Mazzoli cuffia, cioè proprio una roba che sai che la gente ha detto: ma andiamo al Nobel? No, ma che Nobel? Andiamo all'Oscar? Ma va, che Oscar? Andiamo alla cuffia d'oro a Trieste. È brutta. Mazzoli, te l'ho già detto. Quando ti chiamano per l'Oscar, allora chiamami. Non mi disturbare. Bravo, per l'Alvaro Vitali di rame a Vittuone. Per favore. Per favore. Tra l'altro vorrei fare una precisazione, carissimo amicissimo di mille avventure e di mille vite. Ma sottoscritto, io non parlo con interferenza se non sottoscrivo, eh. Sì, io vorrei farti notare una cosa, che il Financial Times ultimamente parla solo di quel pagliaccio di Silvio Di Mazzoli, quindi voglio dire, cioè. Possiamo, per favore, non oggi. Allora, io ho lanciato un messaggio via WhatsApp, non so se l'hai letto. Sì, l'ho letto. Io ti posso dire, giuro, alla terza parola, anzi alla prima virgola, ho dovuto chiudere la mail. Non ce la faccio. No, non ce la faccio. Allora, io sono veramente a rischio, ve lo dico ragazzi, non sto scherzando, io sono a rischio, perché se io dovessi incrociarlo come ho incrociato Formigoni, io una craniata gliela mollo secca. No. Secca, perché mi sono rotto i coglioni. Viviamo in un paese in cui ci sono 5 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà. 5 milioni di cristiani, ok? E io devo star qua ogni giorno con Sant'Anché, Cicchito, Capezzone non riesco neanche a dirlo, giuro. Capezzone offende la mia intelligenza, ok? Io non ce la faccio più a vivere in un paese con questi finti che ogni giorno devono romperci coglione con sto governo che cade, non pensando al 40% di disoccupazione giovanile. 40% in alcune regioni del sud sfioriamo il 50% di cristiani che a 20 anni hanno come prospettiva quella di leggere sul giornale che la Sant'Anché va in giro a rompere i coglioni per sto nano di merda che è un pregiudicato. Ok, noi stiamo parlando di un, la differenza tra Vallanzasca e Berlusconi, ok, sono gli anni di carcere che si devono fare. Fine, non ce ne sono altre. Sono entrambi pregiudicati. Attenzione, questo ne ha altri 3 di processi, ok? Quindi potrebbe raggiungere serenamente Vallanzasca. Ok? Quindi io mi domando se noi dobbiamo continuamente, ogni santo giorno, dover avere a che fare con un criminale che per suo unico egoismo deve mettere a repentaglio la vita di 60 milioni di cristiani, di cui 5, vi ripeto, non è che arrivano a fine del mese. Questi qua al 2 del mese già hanno problemi a far la spesa. Okay. E noi stiamo ogni giorno, ogni santo giorno, da quanto tempo? 3 mesi? 4 mesi? Siamo qua a discutere di sto governo, cade, non cade, andiamo avanti, non andiamo avanti, problemi del cazzo, 1% di IVA, ma santo Dio, ma ci sono capannoni in giro che chiudono giornalmente, ma il problema può essere l'1% di IVA in più. Il problema è che dobbiamo dare un futuro a questo 50% di ragazzi di 20, 22, 23, 24 anni, quindi con tutta una vita avanti, non tu cazzo che ne hai 80 e ancora ci rompi i coglioni. Dobbiamo creare il futuro di questa gente, va bene? E non star qui a discutere ogni giorno di un pregiudicato. Basta, te ne devi andare fuori dai coglioni, fai come Craxi. Ti pago io il biglietto per Tunisi, te lo pago io, va bene? Ma sciacquati fuori dai coglioni e dai un futuro a questo 50% di giovani in giro per l'Italia. Beep, 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 beep.